Ciao, sono Chiara e sono una cuoca, non di professione ma per passione. Cucino per i miei figli piatti della tradizione ebraica e non. Per questo ho deciso di condividere con voi le ricette della mia famiglia. Nella mia cucina non ci sono regole, ma creatività, passione e... Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Rimmon. È finito Hanukkah e oggi ricominciamo con delle ricette ebraiche molto particolari, molto richieste. La ricetta di oggi è veramente molto richiesta. È la ricetta dei bagels, che sono quei panini a forma di ciambella col buco nel mezzo, che hanno la particolarità che possono essere mangiati sia con i dolci che col dolce che col salato, e hanno anche un'altra particolarità, che hanno una doppia cottura, ma è facilissimo. Vanno prima bolliti nell'acqua e poi cotti in forno. E adesso vi do la ricetta per 6-8 persone. 200 g di farina Manitoba o di farina 0, 200 g di comune farina 00, mezzo cubetto di lievito di birra, 50 g di acqua, 20 g di burro, 200 g di latte, 2 cucchiaini di miele obbligatori, un cucchiaino di sale mischiato con un cucchiaino di zucchero e un uovo intero. Per la bollitura occorre acqua e 2 cucchiaini di miele. Bene, ora si comincia a impastare oggi con l'impastatrice, perché se no ci vuole troppo tempo, ma si può fare anche a mano, però bisogna impastare tanto tempo, i tempi televisivi non hanno tempo, e siccome si comincia a far sul serio, io mi metto il mio grembiule Rosso Rimmon. Cominciamo nel mettere nell'impastatrice le due farine, quindi la farina 0 o Manitoba, la farina 00, il lievito che non importa sciogliere nell'acqua ma basta sfrantumarlo, poi ci mettiamo il miele, il latte e cominciamo a impastare. Molto appiccicoso, e capita perché la farina non sempre dà la stessa resa, quindi io metto un altro cucchiaio di farina che sono circa 30 grammi, però vedete che è un po' aleatorio. Proviamo a mettere altri 30 grammi di farina. Allora, l'impasto è pronto, io ho messo un pochino di farina in una boule, in una ciotola, lo levo dall'impastatrice perché questo impasto deve lievitare un paio d'ore, e io lo metto in forno spento oppure ci metto la coperta sopra, la famosa copertina, perché deve stare molto 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 caldo, il bagel ha bisogno di calore, quindi ora vedrò se non ho bisogno del forno, lo copro e ci metto la copertina. 2 ore sono passate, l'impasto è raddoppiato di grandezza, insomma è lievitato benissimo. Adesso vi faccio vedere come si fa, spiegato come si fa la forma di questi bagels, e vi dico che per questo impasto ce ne verranno circa una decina. Ecco, si ridà un'impastata veloce, veloce, veloce. E adesso noi dividiamo l'impasto in 10 parti. Adesso ci bagniamo le mani con la farina e per ognuno di questi facciamo delle palline tonde. Proprio le classiche palline come per fare la pizza. Quando abbiamo la pallina tonda,
ci bagniamo con la farina il dito, facciamo un buco nel mezzo e lo facciamo girare. Pallina, come al solito, che si chiude sotto, anche se non vengono tutti uguali, insomma andrebbero pesati, perché siano tutti uguali, ma io non li peso mai, che non ho voglia. Solito discorso, facciamo il giro, basta. Facciamo il giro, li accomodiamo, ecco il secondo. Vedete, così sembrano un po' uno diverso da un altro, poi con la seconda lievitazione si uniformano e diventano praticamente uguali. Adesso vanno rimessi a lievitare un'altra volta per circa un'oretta, finché non si saranno alzati un altro po', non raddoppiano proprio di volume, ma insomma crescono ancora un po'. Quindi ci rivediamo quando i nostri bagel sono cresciuti. È passata un'ora esatta e i bagel sono cresciuti in una maniera esponenziale e quindi sono diventati bellissimi. Adesso facciamo la doppia cottura e io ho messo a bollire dell'acqua, e nella quale metterò un cucchiaino di miele. L'acqua bolle, adesso ne buttiamo un paio per volta e come vedete io li butto direttamente con la carta, come faccio anche con i bomboloni, se andate a vedere i sufganiot, perché se io li prendessi con le mani la pasta è soffice e si romperebbero, oppure insomma ci verrebbero le ditate sopra, quindi butto tutto insieme. Allora ne faccio di tre tipi diversi, una faccio con il papavero, quelli con il papavero sono molto carini, poi ne facciamo un po' con i semi di sesamo bianco, che abbiamo già il papavero scuro, e la terza tipologia è con i semi di zucca. Io alcuni li lascio anche bianchi perché non è detto che a tutti i semi piacciono. Comunque, questi sono i tre tipi di bagels. E adesso andiamo in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Eccoci, è passato 20 minuti, 25, 20 sono bastati in realtà. I nostri bagels sono pronti. Eccoli qua. Questo è il colore, devono essere marroncini proprio di questo colore. Si riconoscono quelli al sesamo. Questi sono con i semi di papavero, quelli con i semi di zucca. Eccoci qua, potete surgelarli se volete, perché vengono una decina. Quindi non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi anche oggi per l'attenzione e come sempre e soprattutto Rosso Limon vi augura mette a voi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Bete avon.